Oggi prepareremo la ciambella, zucca e mandorle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 70 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di mandorle, zucca tagliata a cubetti, olio di semi di girasole, latte, zucchero, uova, tuorli e albumi separati, farina di tipo 00, lievito, aroma di mandorle, scorza di limone, Grand Marnier, sale, vanillina. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame. Mettiamo lo zucchero, 50 grammi, e gli albumi. Li facciamo montare per 4 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Gli albumi sono perfettamente montati, mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettiamo la zucca, l'olio di semi, il latte ed azioniamo i bimbi per 2 minuti a velocità 7. Mettiamolo da parte. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale. Mettiamo 180 g di zucchero, la scorza di limone e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo i tuorli, li facciamo montare per 6 minuti a velocità 4 senza misurino. Aggiungere il composto alla zucca, il Grand Marnier ed azioniamo i bimbi per 2 minuti a velocità 4. Aggiungere la farina di mandorle, la farina di tipo 00, il lievito, l'aroma di mandorle, la vanillina e il sale. Ed azioniamo il bimby per 1 minuto a velocità 5. Il composto è pronto, versiamo nella ciotola con gli albumi. Amalgamare delicatamente con movimenti dall'alto verso il basso.
Versare il composto in uno stampo a ciambella del diametro di 24-26 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La ciambella è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Ciambella, zucca e mandorle. Grazie e alla prossima ricetta!